Ciao a tutte aliens, allora sono qua con questo trucco che credo che metta due richieste in una. Questo trucco credo che sia molto funzionale, sia per andare a scuola e quindi sarebbe la richiesta, la prima richiesta, e poi un trucco ispirato a Demi Lovato. Io devo dire che ho guardato un po' dei suoi video, insomma così, e sono andata a pescare quello di un anno fa. È uscito in luglio, Skyscraper, comunque la canzone che io ce l'ho sul cellulare, l'adoro, e veramente la sua memoria è stupenda. E quindi sono andata a ripescare questo look che è molto naturale. Una cosa, mi sa che l'ho detto anche nel tutorial, alla fine dell'occhietto, vedete che io non ci ho fatto niente, ho proprio fatto la rigonetta senza la mia solita codina. Sì. Perché lei ha queste ciglia finte che gli fanno già la codina sua, cioè, capite? So se rendo, cioè ha insomma le ciglia finte, tutte le star ce l'hanno, non pensate che siano le loro, e neanche in merito dell'eyeliner, molte volte in merito del, appunto, minchia ce la faccio, delle ciglia finte, e quindi ho lasciato così apposta per ricrearlo, ma se volete dare quell'effetto lì basta mettere un po' di una codina anche mini minor, solamente da fare la codina. E niente, io spero che vi piaccia. E ho guardato, insomma, per trovare questo look, siccome era molto naturale. Oggi sono andata andare su Photoshop, spostare la foto in Photoshop, fare il chiaro scuro così da vedere le zone d'ombra. Insomma, è stato un lavorone. E niente, spero che vi piaccia. Vi mando un grosso bacione e seguite il tutorial. Ciao! Adesso andiamo ad applicare nella palpebra sopra al nostro correttore un bianco. Questo. È la mezza palettina della Pupa, che però mi piace molto il bianco perché non è glitterato ma è satinato. Applico sempre con un dito, così per anche opacizzare il correttore. Ecco qua. Adesso andiamo a sfumare i due colori più il bianco con il Mystic Lemon. Lo trovassi, eccolo qua, il Mystic Lemon della Essence. Andiamo a sommare per bene. Adesso, quando siamo convinti di averlo sfumato a sufficienza e che ci piaccia il risultato, andiamo a prendere un color taupe, non tortora, diciamo. Io uso questo qua, questo è shadow in crema waterproof della Kiko, scuola 03 di una vecchia collezione, e lo prendo con un pennellino da correttore e lo applico qua sotto. Quando il pennello è carico lo applico qua e quando è abbastanza scarico lo porto in avanti. E la ripetiamo solamente qua in fondo. Adesso prendo la matita della il Casual Pencil della Essence, il 17 Neon Sweetie, e lo applico all'interno. Questa cosa è facoltativo, se non avete dei rossori particolari nella rima interna potete anche lasciar stare. E adesso andiamo a prendere un eyeliner. Andiamo a fare questa righina qua senza nessuna puntina perché lei ha le ciglia finte, gli fanno già la puntina, ma se voi dovete uscirci, oggi non ci devo uscire, andate a fare questa puntina qua. Ok, adesso prendiamo il piegaciglia andiamo a piegare le nostre ciglia per un paio di secondi, un po' di secondi. Ok, adesso prendo l'Extreme di Essence che lo sto adorando, me l'ha regalato la Nali, grazie amore.
da questo scovolino enorme. E non dobbiamo neanche stare tanto attente allo sporco che potrebbe far sulla palpebra, perché tanto abbiamo sulla palpebra qua vicino, all'attaccatura, perché tanto abbiamo l'eyeliner nero che maschera tutto. Porto un po' verso l'esterno. Poi applico il top coat allungante di Kiko. Poi dopo il False Lash Effect Fusion della Max Factor sulle ciglia inferiori. Vado a farmi le sopracciglia con il set di Catrice e torno. Ho fatto una cosa negli occhi, cioè di andare a mettere anche a fare un piccolo punto luce con. Non lo trovo più. Eccolo, mi era entrato il cassetto con il bianco che abbiamo usato prima anche qua nell'angolo. Per le guance vado ad usare una terra perché lei ha le guanciotte sul bronzo. Uso questa qua della Pure Skin di Essence, la 05, e vado a fare come un contouring, anche se proprio non è così, è un contouring. E poi lo vado a portare anche qua, mi raccomando, vicino all'attaccatura dei capelli. E poi per sfumarla uso questo pennellino qua, perché ne porta veramente poco e quindi posso andare a fare nei posti un po' più critici, diciamo. E poi vado tutto a sfumare con questo pennellone qua impregnato di cipria. Per le labbra vado ad usare il mitico 396 di Kiko, che sapete che uso da una vita, è proprio molto simile al colore delle sue labbra. E poi, siccome ha le labbra che sembrano quasi glossate, ho usato solamente questo. Non è arrivato fino al carrozzetto. Ok. Andate a prendere un po' di luce da labbra. Io uso questo glossettino qua della Labello che ha dei pigmentini dentro che sono iridescenti. Poi se volete farvi dell'illuminante, dell'highlighter, mettermi dell'illuminante sopra le guance, fate pure. Più siete luminose meglio è. E niente, questo qua è il trucco. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao!